chi è avanti? Eccomi, signor cavaliere. Sono andato a casa del chiacchiero e lui non c'era. Ho lasciato detto che appena arriva lo mandino qui. È venuta intanto con me una delle figliuole, Rosinella, se vossignoria vuole riceverla. Sì, sì, vabbè, fate passare, su. Subito, signor cavaliere. Avanti. Vossignoria ha fatto chiamare mio padre. Che cos'è stato, signor giudice? Calmatevi, di che vi spaventate? E noi, eccellenza, non abbiamo mai avuto a che fare con la giustizia. Vi fa tanto terrore la giustizia? Sì, signore. State tranquilla. La giustizia non si mette contro di voi, carina. È vostro padre che si mette contro la giustizia. Mio padre? Ma eccellenza, ma che dice? Non sapete che vostro padre ha querelato il figlio del sindaco e l'assessore Fazio? Mio padre? Ma eccellenza, noi non ne sappiamo nulla. Ma ecco qua gli atti. Signoria, è come impazzito mio padre. Non lavora più da un anno, capisci? È sfuggito da tutto il paese come una pestata. E contro il figlio del sindaco, ma per carità, gliela faccia dichiarare questa querela. Ma sì, carina, è proprio quello che voglio fare. Ma come ben sapete, è molto più facile fare il male che il bene, cara mia. Perché il male si può fare a tutti e da tutti. Mentre il bene solo a coloro che ne hanno bisogno. Ma eccellenza, per noi non c'è più bene, non c'è più pace in questo paese. Non potreste cambiare paese? E dove andremo? Ce la portiamo appresso la fama, dovunque. Eccellenza, vedeste come si è ridotto mio padre. Si è fatto talmente brutto che pare un buco. E se tagliate con ci trovate un certo abito, vossignoria, che fa spaventare le persone. Perché? E lo sa lui perché. Ma è come impazzito, le dico. La faccio ritirare questa querela, per carità. Sì? Signor giudice, è arrivato. Mio padre. Dove, dove mi nascondo? Andate via di là. Che faccia, signor giudice? Introducetelo. Subito. Avanti. Maestrato! Ma fatemi il piacere, vergognatevi, su. Lei dunque non ci crede? Non facciamo scherzi, via, chiacchia. Ah, non mi si accosti. Se li guardi bene, vuole perdere la vista degli occhi? V'ho mandato a chiamare per il vostro bene. Lascia una sedia. Sedete. E lei si figura di fare il mio bene, signor giudice, dicendo che non creda alla dittatura? Volete che vi dica che ci credo? Va bene, vi dirò che ci credo. No, signore! Lei ci deve credere sul serio. Sul serio! Ma non solo. Deve dimostrarlo istruendo il processo. Ah, vedete, questo temo che sarà un po' difficile. E allora me ne vado. Ho detto di non fare storie. Io storie? Non mi cimenti o ne farà una tale esperienza. Si tocchi! Si tocchi! Ma io non mi tocco niente! Si tocchi, le dico! Sono terribile, sa! Basta! Chiacchiero, v'ho mandato a chiamare per dimostrarvi che la via che avete preso non è propriamente quella che possa condurvi a buon posto. Signor giudice, io sono con le spalle al muro in un vicolo cieco. Di che via? Di che porto mi parla? Ma di quella per cui vi vedo incamminato. E di quella là della querela che avete sporta. Già l'una e l'altra. Scusate, ma sono tra loro così. No, signore! Pare a lei, signor giudice. Come no? Là nel processo accusate due come diffamatori. Perché mi credono il dittatore. E ora venite qui, parato così, davanti a me. Davanti a me e pretendete anzi che io creda alla vostra iettatura. Sì, signore, perfettamente. Non pare anche a voi ci sia una contraddizione. Mi pare, signor giudice, un'altra cosa. Che lei non capisce niente. Mi dica un po', sa che il figlio del sindaco ha chiesto il patrocinio dell'avvocato Lorecchio? Sì, lo so. E lo sa che io, io stesso, Rosario Chiacchiero, sono andato dall'avvocato Lorecchio a dargli sotto mano tutte le prove del fatto, prove documentate, intendo, su cui è edificata incrollabilmente
incrollabilmente la mia fama di iettatore? Come? Voi siete andato a dare le prove all'avvocato avversario? All'orecchio, sì signore! Ma perché? Per rendere più sicura la soluzione di quei due. E allora ditemi il perché della querela, su! Lei, per esercitare codesta professione di giudice, non ha dovuto prendere una laurea? Sì, la laurea. E dunque voglio anch'io la mia patente. La patente da iettatore, con tanto di bollo, bollo legale, intendo. Iettatore patentato dal Regio Tribunale. Che me ne farete? Che me ne faccio? Lavoravo onestamente. Mi hanno cacciato via perché iettatore, signor giudice. Non mi resta altro che di mettermi a fare tale professione. Povero Fierco, ora che dici? Bel capitale, povero Fierco. Ma poi? Che te ne farai? Lei si ostina a non credere alla mia potenza. Ma per fortuna ci credono gli altri, sa? Tutti ci credono, basterà che io mi presenti. Non ci sarà bisogno di dir nulla, là. Là c'è un gioielliere, eh? Io mi metto là. Mi metto davanti a quella vetrina. Mi metto a squadrare la gente così. E chi vuole che entri più in quella bottega a comprare una gioia? Verrà fuori il padrone e mi metterà in mano un po' di soldi. Capisce? Sarà una tassa che io d'ora in poi mi metterò ad esigere. La tassa dell'ignoranza! Dell'ignoranza? Ma no, caro lei! La tassa della salute! Perché ho accumulato tanta bile e tanto odio io contro tutta questa schifosissima umanità che credo, signor giudice, d'avere qua, in questi occhi, la potenza di far crollare le fondamenta di un'intera città! Si alzi! E si metta a istruire il processo! Un processo che farà epoca, in modo che i deputati siano assolti per l'esistenza di reato. E questo vorrà dire per me il riconoscimento ufficiale di questa mia potenza. La patente! La patente, sì signore! Oh mio Dio! Il cartellino! Era l'unico ricordo di mia madre! Oh mio Dio, il cartellino è morto! Che è stato? Che è stato, signor giudice? Il vento! La vetrata! Il cartellino! Ma che vento! Che vetrata! Sono stato io! Lei non voleva crederci! E gli ho dato la dimostrazione! E come è morto quel cartellino, uno a uno morirete tutti! Per Dio! Ti caschi la lingua! Sono un povero padre di famiglia io! Vattene! E allora qua! Subito! Pagare la tassa! Subito! Perché me ne andiate? Ha visto? E non ho ancora la patente. Istruisco il processo. Sono ricco. Sono ricco.